Saluti a tutti, è veramente un piacere per Pickball Poker Network presentare una new entry che noi speriamo che diventerà veramente una nostra grande risorsa. È giovane, è già arrivata a traguardi importanti, è una quota rosa in più e finalmente è venuta ad arricchire la nostra componente femminile. Si chiama Roberta Portelli, ha 26 anni, vive a Maglie in provincia di Lecce. Gioca a poker online da quanto tempo? Gioco da circa 2 anni, però comunque non ho sempre usato quel nick. Sì, ma il nick poi racconteremo perché hai questo nick, ma il nick non importa, tu comunque hai giocato per un paio d'anni. Senza infamie, senza lode, senza raggiungere dei traguardi particolari. Senza raggiungere dei traguardi. Finché un certo divertimento, poi a un certo punto cosa è successo? Insomma, gioca oggi, gioca domani. Ho vinto il ticket per Budapest. Hai vinto il ticket per Budapest e sei partita per Budapest. E quindi finalmente questa ragazza giovane che debutta veramente nel grande poker, perché tu hai visto che qui sei nel grande poker. Sei con dei grandi campioni, campioni con la maglietta People, ma anche campioni che vengono dalle più svariate località, come i vincitori di Kranjska, come l'austriaco Staudacher, come il professor Lancia, come tanti giocatori ungheresi che poi mi hanno detto che sono veramente molto tosti, molto tosti. Per cui è un'esperienza importante quella che stai vivendo. Quindi raccontala ai nostri spettatori. È stata una sorpresa comunque partire per Budapest, vincere il ticket, è stata una bella esperienza. Sono uscita dopo 9 ore di gioco, purtroppo ho naso K, però vabbè comunque sono raccontaci contenta la mano, stesso. Raccontaci la mano brevemente se te la ricordi. Vabbè, stavo cortissima perché non ho avuto molte mani per giocare. Ho fatto l'in con Aso K e mi hanno chiamato due, una aveva la coppia di 6 e una l'ungherese, donna 5. Al flop bianco, donna, quindi coppia, e tris per l'altro ragazzo che aveva collato e poi basta, niente. E quindi hai salutato. Turn, river, niente, basta. Quindi hai salutato tutte. Sei andata a comprarti un'aspirina. E sono andata a prendermi l'Aulin perché dopo 9 ore di gioco. Perché ti era venuto il mal di testa. In più hai avuto un problema di bagagli che a Malpensa li hanno persi e ti sono arrivati soltanto oggi. Quindi hai anche queste disavventure da raccontare. Tu giochi con il nick Tommasoro, tutto una parola, lo possiamo dire il perché il tuo fidanzato si chiama Tommaso. Oro è una contrazione di tesoro. Quindi ho voluto dire il mio tesoro Tommasoro, quindi un omaggio all'amore, certo, ma gli omaggi all'amore in genere portano fortuna perché esprimono dei sentimenti positivi, no? Che poi ritornano con gli interessi. Tommaso gioca anche lui a poker, però in questo caso non si è qualificato lui, ma ti sei qualificata tu, per non cui è riuscito a qualificarsi. Però lui è venuto ad accompagnarti, sì. Quindi in questo caso abbiamo il fenomeno inverso, generalmente sono le donne che accompagnano i mariti, tu invece hai avuto la soddisfazione del fenomeno, della fenomenologia contraria, di essere accompagnato. Tu sei una ragazza molto simpatica, hai detto che hai un diploma di maturità linguistica, che sei di origine milanese, ma che adesso vivi a Maglie, per cui è un fenomeno migratorio al contrario. Quindi anche lì, sei al contrario. Di solito è dal sud che si cerca lavoro al nord e ogni tanto c'è qualche nordico che viene a rifarsi una vita invece
nel sud, che ha dei colori più belli che Milano. Sì, ecco, più poi Lecce è una provincia stupenda che ti accoglierà molto bene anche proprio dal punto di vista pokeristico. Poi ti farò conoscere i veri grandi big del poker leccese. È tra le province che sta dando veramente più soddisfazioni alla nostra piattaforma, tant'è che io dissi a Rockefeller: guarda, voglio diventare anch'io leccese onorario, fate una festa, fate qualche cosa, facciamo un gemellaggio. Roberta, tu sarai con noi anche in Montenegro, si spera. Sì, speriamo. L'appetito viene mangiando, ti sei divertita anche se sei uscita. Anche se sono in modo uscita un po' prematuro. È un'esperienza bella. E noi siamo veramente contenti perché abbiamo questo piccolo incremento delle quote rosa. Noi crediamo molto nel poker al femminile, facciamo in modo che cresca sempre di più, lo dimostriamo anche nei fatti. Noi abbiamo una squadra di 3 professionisti, di questi 3 noi abbiamo una donna che è Giuliana Flop 60 Celestini, che è una persona deliziosa e che ti farò conoscere appena possibile. Anche quella mi manca nella mia lista. E infatti vedrai, quindi completeremo la tua lista. Ti ringrazio per essere stata qua con noi e mi auguro davvero di poter parlare di te un giorno quando vincerai qualche cosa di importante. Speriamo. Ciao.